Piero Massolo e passiamo a Pasquale Ferrara, che oggi è segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che lo da poco, e che fino a poco fa è stato responsabile dell'unità analisi e programmazione al Ministero degli Esteri. Grazie. Io comincerò con un ricordo che è un ricordo recentissimo di Silvio Fagiolo, perché esattamente nell'ultimo giorno di servizio alla Farnesina, prima di trasferirmi a Firenze, Silvio Fagiolo ha insistito per invitarmi a pranzo al circolo del Ministero degli Esteri. E raccomandandosi sin dal lunedì precedente, questo accadeva il venerdì 24, che questo impegno fosse confermato. E quindi fino all'ultimo ha insistito e mi ha in qualche modo onorato di questo diciamo, incontro informale, nel quale in realtà mi ha parlato del progetto diciamo, del lessico interculturale. Quindi, è quasi come aver lasciato una sorta di lavoro incompiuto e aver affidato un po', immagino a tutti noi, a tutte le persone con cui lui ha collaborato, soprattutto nell'ultima fase della sua vita, diciamo, questo progetto, che è un progetto che lui percepiva come strategico, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo nel Mediterraneo e soprattutto per recuperare non tanto un lessico interculturale, ma per costruire finalmente tra le due sponde del Mediterraneo un linguaggio comune. Quando si parla di democrazia ci sia la possibilità di comprendersi, che la democrazia non sia solamente un prodotto percepito come esportato o come imposto, ma sia qualcosa che nasce da una cultura politica endogena. Queste erano, diciamo, le linee guida, no, di questo progetto su cui lui ha molto insistito. Silvio era però, direi, anche sul piano personale, una persona con un'attitudine che era strutturalmente integrativa, inclusiva, multiculturale, interculturale. La sua curiosità intellettuale andava persino oltre il già gravoso, impegnativo, diciamo, compito di rappresentante dell'Italia in varie sedi importantissime e soprattutto nelle fasi cruciali della, integrazione europea degli ultimi, decenni. E se dovessi riassumerlo con un brevissimo slogan, è stata un po' una vita, un'avventura intellettuale vissuta cercando di coniugare Kant e Locke. Nelle sue varie incarnazioni lui è andato dice, nei vari paesi dove ha prestato servizio, è andato molto al di là del semplice rapporto diplomatico, della relazione diciamo, inviata al Ministero degli Esteri per descrivere l'andamento di questioni interne o di questioni internazionali. Ha interpretato, reinterpretato, riformulato queste realtà all'interno di questa struttura, di questa griglia intellettuale. E questo lo ha fatto persino in Unione Sovietica, lo ha fatto ovviamente negli Stati Uniti e ha portato questa cultura anche all'interno delle varie conferenze intergovernative per le riforme dei trattati. Alle quali ha partecipato e che ha diretto. Io ho avuto l'onore di essere membro di una di queste conferenze intergovernative, quindi lavorando, collaborando direttamente con Silvio Fagiolo e la sua capacità di animare i dibattiti, anche diciamo tra i blue collar o tra i diplomatici che rappresentavano le posizioni dei rispettivi governi, è stata straordinaria perché introduceva sempre tematiche nuove un po' spiazzanti rispetto, diciamo, alle istruzioni che poi ognuno riceveva dalle capitali. Ad esempio, ricordo benissimo quando ci incaricò di redigere un documento
italiano di proposta, è un documento del 2000, nella conferenza che poi porterà al Trattato di Nizza, sulla riforma della Commissione. E io ho riletto questo documento recentemente e l'ho trovato di una prevergenza straordinaria e anche di una, come dire, di un coraggio non comune per l'epoca. Ne leggo solo un brano: la proposta era una Commissione europea che avesse un numero di commissari inferiore agli Stati membri, quindi aveva indicato il numero di 20, di 20 commissari, e una Commissione europea che fosse, diciamo, composta sulla base di un principio di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Quindi immaginate, diciamo, la Germania che ruota allo stesso titolo, con la stessa frequenza di Malta. Insomma, ecco. E era evidentemente anche un documento di grande, come dire, in fondo una provocazione, no? per sbloccare un negoziato che era diciamo, bloccato, ma anche un documento che diceva le cose molto chiare. Ad esempio, in un passaggio cruciale, diceva: l'Italia ritiene che concepire da parte degli Stati membri la presenza di propri cittadini nell'esecutivo comunitario come espressione di uno status o addirittura di una membership a pieno titolo dell'Unione sia fuorviante e contraria al trattato. La funzione di garanzia della Commissione è assicurata non dalla contemporanea presenza in essi di cittadini di tutti gli Stati membri, bensì dalla sua indipendenza, dalla competenza dei suoi componenti e dalla trasparenza delle sue procedure. Poi sappiamo la storia come è andata, ma questo documento ha contribuito non poco a diciamo, riportare al centro della conferenza di Nizza un tema integrativo che si andava diluendo invece in una prospettiva intergovernativa che, come abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, è andato purtroppo affermandosi in molte delle politiche dell'Unione. Quindi dicevo, Kant e Locke, uno slalom tra queste due figure, tra queste due suggestioni intellettuali, ma anche l'altro tema su cui ha sempre lavorato è quello, dicendolo in modo sintetico, quello dell'identità. E anche i suoi ultimi scritti vertono proprio su questo, no? L'identità italiana, l'identità europea, che cos'è l'identità occidentale in rapporto alle altre aree del mondo. E l'identità lui non l'ha mai concepita in un modo monolitico o in un modo granitico, ha sempre avuto una visione, come dicevo, un'apertura inclusiva e integrativa. La cosa che mi piace sottolineare anche di Silvio Fagiolo è che, per dirla con Neruda, in ogni sua residenza sulla terra, e quindi in ogni sua diciamo, funzione diplomatica nei diversi paesi, ci ha lasciato un libro, non ci ha lasciato solo le memorie e i rapporti che figureranno nella raccolta dei documenti diplomatici, e credo sarà di grandissimo interesse per le generazioni future leggere le sue considerazioni, ma ha lasciato dei libri, quindi è andato ben al di là della, diciamo, della deontologia professionale, e ha avviato le riflessioni per cercare di spiegare anche al grande pubblico, no, quello che lui percepiva e quello che interpretava nelle realtà dove poi prestava servizio come diplomatico. E un libro in particolare, a parte, diciamo, l'ultimo sull'idea dell'Europa nelle relazioni internazionali, ma un bellissimo libro è La pace fredda. Lui aveva intuito in modo, così, come dire, con grande anticipazione quello che poi sarebbe stata. Mentre c'era un momento di grande entusiasmo per, in qualche modo, dopo la caduta del muro di Berlino, un grande entusiasmo per un nuovo assetto delle relazioni internazionali, più cooperativo e quindi più diciamo, fondato sulla cooperazione intergovernativa e internazionale, aveva già
visto quali erano i pericoli che si addensavano. Nell'ultima parte di questo rapporto di amicizia, di profondo simpatia, consonanza intellettuale che ho avuto con Silvio Fagiolo, io l'ho conosciuto anche come docente universitario, perché finita la carriera diplomatica, per raggiunti i limiti di età, Silvio ha cominciato una nuova vita, quello di docente universitario, amatissimo dagli studenti. Ricordo solo un episodio: mi ha tempestato di telefonate per settimane per fare in modo che la tesi di un suo alunno dedicato al ruolo dell'Italia nella integrazione europea venisse in qualche modo pubblicata, e venisse pubblicata anche con un contributo del Ministero degli Esteri, e alla fine abbiamo trovato il modo, perché la tesi effettivamente vale, di dare una qualche pubblicità a questo lavoro, per dire come fosse anche una persona in grado di individuare giovani talenti e di riporre su di essi anche delle prospettive di speranza per il nostro paese. Della recensione al mio lavoro che ha voluto dedicarmi non dico nulla, dico solo che a un certo punto mi ha telefonato e ha detto: non immagineresti mai quello che sto facendo. Io ho cercato di indovinare qualcosa. No, io sto scrivendo la recensione al tuo libro. La cosa ovviamente mi ha fatto molto piacere, ma l'ho anche sentita come, in termini di forte responsabilità, perché una riflessione cominciata così poi non può essere lasciata a metà, e in questa recensione in realtà ha rivelato del libro cose che probabilmente neanche io stesso avevo approfondito fino al livello in cui lui l'ha portato. E la recensione si conclude con una frase, e chiudo, che mi pare una sorta di anche dal punto di vista della sua personalità come diplomatico e come studioso, mi sembra una sorta di lascito intellettuale. Fagiolo scrive: la comunità internazionale dovrebbe mettere in piedi una difesa avanzata dalle nuove minacce, che tuttavia non riponga solo sulla forza le sue speranze di successo, che sia invece disposta ad intraprendere un profondo ripensamento delle categorie della indipendenza e della interdipendenza, per costruire comunità nazionali come strutture aperte, senza ignorare la loro primaria funzione protettiva, ma lasciando fluire la vita sociale attraverso le connessioni e lo scambio, perché ciò che è permanente non sia necessariamente immutabile. È questa la sfida maggiore con la quale dovranno misurarsi i paesi più avanzati per realizzare una sicurezza democratica basata sia sulla responsabilizzazione personale che sulla partecipazione comune.